Buongiorno a tutti, un cordiale saluto ai nostri studenti, dottorandi e a quanti avranno il piacere di trascorrere con noi questo momento di riflessione sulla guerra in Ucraina, che peraltro non è il primo che il corso di studi in giurisprudenza dell'Università Europea di Roma organizza. Ci eravamo lasciati il 10 marzo con l'auspicio di non rivedersi, o meglio di incontrarci per parlare d'altro, ma trascorsi 4 mesi ci troviamo di fronte ad un conflitto che sta invece lentamente e inesorabilmente esportando nuove e continue tensioni in tutta Europa e nel resto del mondo. Si pensi alla crisi del grano che sta colpendo soprattutto i paesi africani, ma che quindi alimenta moltissime delle tensioni che si presentano in paesi come la Libia, il Libano, la Nigeria e che rischia seriamente di aggravarsi nei mesi invernali. Si pensi all'allargamento della NATO a paesi come Svezia e Finlandia a seguito del vertice di Madrid che estende i confini dell'Alleanza Atlantica molto più a est e allo tempo stesso la ricompatta contro la Russia, cioè contro un paese che fino all'anno scorso era considerata una possibile sponda e che adesso torna ad essere una chiara minaccia. E si pensi anche alla decisione della Lituania di vietare il traffico ferroviario sul territorio exclave russa di Kaliningrad, quella che fino al 1946 si chiamava Königsberg, che era l'antica capitale del Regno di Prussia. Una striscia di terreno, di territorio russo tra la Polonia e la Lituania, a cui oggi non possono più accedere tutta una serie di beni e rifornimenti essenziali, dai metalli ai materiali per le costruzioni, al carbone, agli apparati tecnologici, di cui è bloccata tanto l'importazione quanto l'esportazione. Quindi tensioni che si vanno accumulando e che in particolare esprimono la posizione di alcuni paesi europei, la Polonia, i paesi scandinavi, i paesi baltici, che per legittime paure, confortate anche da ragioni storiche, manifestano la radicale convinzione dell'esigenza di seguire una linea di assoluta durezza nei confronti della Russia, che però in concreto si traduce in un continuo precipitare delle tensioni con Mosca e in un progressivo allontanamento della pace. Tutte queste riflessioni quindi ci hanno indotto, ci hanno invitato ad organizzare l'incontro odierno. Incontro odierno però che non partirà più da una riflessione puramente giuridica, ma che manifesta l'esigenza di allargare lo sguardo anche ad altri settori e quindi cercare di offrire una riflessione dal respiro più ampio. A questo punto io cedo però la parola al nostro moderatore, il dottor Ferraresi, che ringrazio sinceramente per aver accolto il nostro invito ed è un ringraziamento che gli rivolgo con la stima di chi lo legge da anni. Il dottor Ferraresi, oggi caporedattore di Domani, in passato corrispondente dagli Stati Uniti del Foglio, è persona davvero molto addentro a questi temi, ha una profonda conoscenza delle dinamiche che muovono lo scenario internazionale geopolitico e non a caso Scenari è il titolo del settimanale di Domani da lui diretto. Quindi grazie davvero al dottor Ferraresi a cui cedo la parola. No, sono io che ringrazio, spero che mi sentiate. Sono io che ringrazio il professor Merone e tutta l'istituzione per questo bel invito che permette a me, che sono un misero generalista in quanto giornalista, invece di confrontarmi con degli specialisti e diciamo, con la speranza di poter dare un contributo nel far emergere in modo più chiaro, forse più diretto, il valore dei contributi che il mondo accademico può dare. Questa è un'occasione direi eccezionale proprio per dialogare ad alto livello su quello che il professor Merone ha delineato, che evidentemente è uno scenario non solo complicato ma direi anche stratificato, cioè a vari strati, ci pone vari strati di problemi da analizzare. Io introduco tutti gli ospiti rapidamente e poi partiamo con il dialogo.
Abbiamo la professoressa Fiammetta Borgia, che è associato di diritto internazionale all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. E abbiamo il professor Giovanni Farese, che è associato di storia economica all'Università Europea di Roma. E il generale di corpo d'armata Domenico Rossi, che è stato, fra le altre cose, sottosegretario di Stato alla difesa. E infine il professor Filippo Vari, che è ordinario di diritto costituzionale, sempre all'Università Europea di Roma. Io diciamo proporrei questo ordine logico, poiché abbiamo il generale Domenico Rossi, che può darci, io credo, un contributo particolarmente interessante proprio come abbrivio per capire meglio la situazione sul campo e le prospettive. Quindi vorrei sentire lui per, diciamo, una prima overview della situazione sul campo, in un momento in cui mi sembra, qui appunto lo dico da giornalista, quindi da osservatore per definizione generalista degli eventi, in queste ultime settimane la percezione, almeno la percezione nel racconto che hanno fatto i media degli sviluppi sul terreno, sembra indicare diciamo sempre di più alcune difficoltà della resistenza ucraina e diciamo alcuni avanzamenti in alcuni punti strategici dei vari fronti aperti dell'esercito russo. Questa almeno io credo sia la percezione di queste ultime settimane. Non è facile fare un assessment diciamo, chiaro sugli sviluppi sul campo, quindi io credo che il generale potrebbe forse aiutarci intanto a capire a che punto siamo in questo momento e se questa percezione, che almeno a me pare di cogliere, raccogliendo diciamo ciò che i giornali raccontano, è effettivamente corretta oppure contiene diciamo, alcuni diversi elementi rispetto a come la stiamo percependo. Lascio la parola a lei, generale. La ringrazio. Buongiorno anche agli altri ospiti, ovviamente a chi ci sta ascoltando. Io pregherei, ancorché diciamo, la domanda è un pochino più finalizzata alla situazione attuale, ma credo che un rapido curriculum di alcune lastrine che iniziano dall'origine diciamo dell'invasione probabilmente ci consentono anche di capire meglio la situazione attuale. Quindi se per cortesia, esatto, ecco, questa lastrina era la situazione diciamo così al 24 febbraio, nel momento in cui c'è stata l'invasione, e l'ho proiettata soprattutto perché ci sia contezza che l'aggressione è stata praticamente in modo anomalo sotto un punto di vista strategico militare, più o meno su tutto il confine ucraino. Un attacco da nord verso Kiev, da est verso Kharkiv e da sud, sia nelle due repubbliche autodichiaratesi indipendenti del Lugansk e del Donetsk e dalla Crimea. Quindi abbiamo assistito a una prima fase di un attacco praticamente globale. Se mettiamo nella seconda lastrina, possiamo vedere come praticamente nei primi due mesi ci sono state delle conquiste territoriali da parte della Federazione Russa che sono state notevoli sia a nord, sia a est, sia a sud. Peraltro, ed ecco perché ho richiamato queste prime due lastrine, ci dobbiamo concentrare su quelli che erano gli obiettivi iniziali. L'attacco a nord era finalizzato a conquistare Kiev, a sovvertire la governance ucraina in quel momento, cioè quindi il presidente Zelensky, portando evidentemente una governance di tipo filorusso, e più c'erano altri due obiettivi dichiarati in questo momento, erano la demilitarizzazione / denazificazione dell'Ucraina e una conquista territoriale non ben identificata nei suoi termini. Se andiamo alla terza lastrina,
La terza lastina indica che cosa è successo dopo i primi due mesi di conflitto. Entriamo in una seconda fase, che poi potremmo chiamare una seconda fase iniziale con una seconda fase successiva, oppure seconda e terza fase. Comunque, a seguito della resistenza ucraina e anche, diciamo, di tre fattori che hanno aiutato gli ucraini a nord, che era la conoscenza di un territorio abbastanza forte, la motivazione e le armi occidentali avute in questa prima fase, che hanno dettato sicuramente legge. Parlo dei missili Stinger, dei Javelin e dei droni. I russi si sono ritirati a nord e gli ucraini in Bielorussia. E gli ucraini hanno riconquistato quelle aree colorate di verde che erano state inizialmente prese da parte russa. Dopo due mesi assistiamo a un cambio di obiettivi da parte della Federazione Russa, dichiarata anche in conferenza pubblica, in cui si individuano l'obiettivo strategico dell'operazione militare speciale, come è stata chiamata, ma non ritorno sul punto, magari sul perché di un'operazione militare speciale e non chiamarla guerra, ma l'obiettivo dichiarato, quindi dopo due mesi, non diventa più il cambio della governance filo occidentale, quanto la conquista del Donbass. La regione del Donbass è una regione strategica per due ordini di motivi. Intanto ha all'interno della regione le due repubbliche che si sono dichiarate indipendenti del Luhansk e del Donetsk. In più, se guardiamo la cartina e guardiamo la parte grigia che, diciamo, era stata la conquista della Federazione da parte delle truppe russe dei primi due mesi, analizziamo subito come il Donbass nella realtà, specie nella parte a sud, costituisce una contiguità territoriale che va da Kharkiv fino a Odessa e, se vogliamo spingerci anche oltre, fino alla Transnistria, cioè quella parte della Moldavia che, come sappiamo, ha ha truppe russe all'interno e una enclave filorussa. Questa terza fase ha delineato anche un cambiamento di rotta strategica, oltre che tattica, da parte russa. Abbiamo assistito a nord a delle grandissime difficoltà da parte dei russi sotto due punti di vista strategici. Il primo era il coordinamento delle unità e il secondo era la parte di funzionamento della catena logistica. Non sfuggirà a nessuno che abbiamo visto colonne di mezzi immobilizzati, soprattutto per mancanza di rifornimenti. Una volta che sono stati dettati, è stato dettato questo nuovo obiettivo, possiamo dire che la Russia ha perseguito la parte militare secondo una tattica consolidata, che è quella del massimo volume di fuoco, con tutte le armi possibili e immaginabili, quindi dalla parte aerea, la parte missilistica, la parte dell'artiglieria, prima di avanzare con le truppe. Questo volume di fuoco inizialmente si è, diciamo, riversato sulle città, per poi al giorno d'oggi è ripreso un po' oltre il Donbass, per un motivo anche qui strategico: cercare di impedire l'afflusso dei rifornimenti di armi occidentali verso, ovviamente, la situazione, il punto conflittuale. Se mettiamo la quarta lastrina, ecco, questa lastrina che indica quella che era, diciamo, la situazione sul terreno all'incirca un mese fa, ci fa capire comunque abbastanza chiaramente che la regione del Lugansk, l'oblast del Lugansk, era già occupato più o meno un mese fa, quasi integralmente da parte delle truppe russe, che ormai hanno, diciamo così, l'hanno conquistata del tutto con la caduta della città di Lysychansk qualche giorno fa. In questo momento i russi sono, possiamo dire, in pausa operativa, cioè si stanno riorganizzando per sferrare
limitare l'attacco alla rimanente parte del Donbass, cioè alla parte della Repubblica del Donetsk, che potrebbe essere, diciamo, la parte bianca, che in questo momento è ancora ucraina. Consideriamo che dell'oblast del Donetsk gli ucraini in questo momento hanno circa il 45% ancora in loro possesso, con delle truppe che stanno resistendo. È chiaro a tutti quanti che i russi hanno occupato la parte a est soprattutto perché tendono a condurre l'attacco in due direzioni. La prima frontale, ma la seconda di accerchiamento, cioè non solo da est verso ovest, ma anche da nord verso sud. È chiaro che a seconda di come vanno le situazioni sul terreno, se anche l'offensiva da nord verso sud, prendendo riferimento alla cartina, potremmo dire da Kharkiv verso Kherson, riuscisse, le truppe ucraine si troverebbero completamente accerchiate e dovrebbero spingersi chiaramente di nuovo verso nord. Comunque in questo momento la situazione sul terreno è che l'oblast del Lugansk è completamente russo, l'oblast del Donetsk è all'incirca al 50% russo, le forze ucraine stanno resistendo e resistono anche perché man mano si sono ritirate, ma hanno creato delle trincee e delle situazioni di fortificazione abbastanza serie, abbastanza forti. Rimane un dubbio su due aspetti, prima di parlare delle possibili previsioni future, e i due aspetti sono: noi conosciamo bene quanti morti più o meno hanno avuto le truppe russe, diciamo che sono dei dati su cui ovviamente c'è da fare la tara, come su tutte le notizie di comunicazione di questo periodo. Non conosciamo però quali sono le perdite reali ucraine, e queste possono essere effettivamente un aggravante, nel senso che mentre la Federazione Russa ha la coscrizione, quindi ha anche una serie di militari che hanno finito il servizio di leva abbastanza addestrati, l'Ucraina non li ha. E questo è un primo punto. Il secondo punto è che l'Ucraina ovviamente disponeva di un grandissimo arsenale di armamento russo, per ovvi motivi, e al momento le armi occidentali che arrivano hanno chiaramente bisogno di un serio addestramento prima di poter essere impiegata. Addestramento, fra le altre cose, che non può essere fatto in posto, ma deve essere fatto prima del confine. Quindi questo crea dei ritardi, pertanto la corsa alle armi che stanno arrivando, non sappiamo fino qual è esattamente il momento in cui entrerà nella sua piena e globale efficacia. Una prospettiva di breve termine o di lungo termine, eventualmente ci possiamo ritornare, ma diciamo che questo dipende soprattutto dal capire quali sono gli obiettivi di Putin. Se cioè è rimasto nella sua idea l'obiettivo iniziale, oppure effettivamente l'obiettivo è limitato al Donbass, perché questo, proprio su quella spinta che diceva anche lei, è chiaro che a breve termine potrà essere conquistato. Grazie generale, la platea è estremamente nutrita, quindi diciamo non vorrei stare troppo tempo, però vorrei approfittare del suo intervento soltanto per una piccola domanda di follow up, che può apparire minore, ma lei l'ha toccata e io credo che invece abbia un suo valore, che è proprio quello sul fatto che non sappiamo le perdite dell'esercito ucraino, ma in realtà pare che non sappiamo molte cose dell'esercito ucraino, pur essendo, diciamo, evidente e noto a tutti, diciamo, il contributo che l'Occidente sta dando, in particolare in grandissima parte gli Stati Uniti, lo sappiamo bene, certamente anche noi, certamente l'Europa. Sarei estremamente curioso di questa breve domanda, di, diciamo, cogliere la sua expertise, anche per sapere un giudizio anche da questo punto di vista, direi comunicativo, ma sappiamo che in questo tipo di comunicazioni sono questioni di sostanza, cioè la gestione vorrei la sua prospettiva sulla gestione anche dell'informazione rispetto agli eventi che accadono sul campo, uno dei quali purtroppo è diciamo, sembra un po' venato di cinismo doverlo ricordare, ma è così. In guerra anche il conto dei morti
È una cosa fondamentale, evidentemente. Guardi, diciamo così, forse per la prima volta c'è una guerra nella guerra. C'è una guerra della comunicazione che in certi momenti è stata addirittura molto più importante della guerra combattuta sul campo. E assistiamo a una comunicazione che è diversificata. Se andiamo a confrontare quella russa e quella ucraina innanzitutto ha chiamato al raccolto il popolo e ha parlato di valori, no? I valori della libertà, della democrazia, eccetera. E questo sicuramente è stato unificante nei confronti della popolazione civile, ma unificante anche nei confronti delle truppe. E in più chiaramente era un messaggio rivolto all'Occidente. Il messaggio invece che veniva dalla Russia era un messaggio che al 90% è stato sviluppato attraverso la TV di Stato, è stata unilaterale e il più delle volte e questo per certi versi ha colto nel segno perché ha fatto una disinformazione centrata che ha cercato di mettere in risalto gli errori della comunicazione ucraina occidentale o comunque ha contrabbattuto con delle verità false che però essendo prospettate come verità hanno per certi versi raggiunto il suo scopo. Non dimentichiamoci che solo per parlare degli orrori di Bucca a tutt'oggi la Russia non ha riconosciuto assolutamente di aver potuto effettuare delle stragi del genere, per non parlare dei missili o giusto per ritornando a qualche giorno fa del missile sul centro commerciale. Quindi diciamo l'argomento della comunicazione è sicuramente un argomento di carattere vitale in questo combattimento e non ha mai raggiunto i livelli di questa situazione conflittuale. E credo che l'informazione che inizialmente, se vogliamo dare un voto, poteva aver raggiunto il 10 sotto un profilo ucraino, a mio avviso, però, quella che alla fine ha colpito di più forse potrebbe essere proprio quella russa, perché quella Russia, quello della Russia, perché c'è stata una disinformazione che alla fine ha messo, diciamo, in crisi le verità, ha fatto sorgere dei dubbi, ha instaurato il dubbio addirittura in alcuni momenti su chi fosse l'aggredito e chi fosse l'aggressore. Quindi diciamo che è una comunicazione che ha indubbiamente raggiunto il segno. La ringrazio moltissimo, generale, per questa sua presentazione che io ho trovato chiarissima, utilissima e già piena di spunti e di prospettive. A me sembra che nella cartografia cronologica ragionata che ci è stata proposta dal generale, la questione ci ponga un problema piuttosto rilevante riguardo alla durata. Diciamo, questa è stata, diciamo, ha ripercorso brevemente, in modo estremamente puntuale e informato, il passaggio da un conflitto che è iniziato secondo certe modalità e certi obiettivi a una guerra di attrito, combattuta soprattutto con le artiglierie in alcune zone. Questo mi pare che ponga esattamente il problema della durata. Cioè, quanto possono durare gli eserciti, come si può sostenere uno sforzo che sta andando in una direzione, diciamo così, poi nessuno sa come andrà a finire, evidentemente, però ciò che si vede in queste settimane sembra dirci appunto l'allungamento, cronicizzazione di un conflitto di attrito concentrato nella fascia che poi il generale ci ha mostrato attraverso le sue cartine. E in questo senso, sulla questione della durata, vorrei coinvolgere il professore Giovanni Farese, perché evidentemente la durata di una guerra con queste caratteristiche è indissolubilmente legata alle risorse, alla capacità di impiegarle, alla capacità di sostenere non solo lo sforzo bellico, ma anche la capacità di sostenere, diciamo, il tessuto economico del paese. Nel caso della Russia, evidentemente, c'è un impianto sanzionatorio, direi, senza precedenti, in quanto a intensità e vastità, mi pare, diciamo, abbastanza chiaro che nulla è mai stato tentato in questo modo. Quindi, dal punto di vista russo, certamente si pone anche il problema di come riuscire a sostenere
il paese che diciamo subisce gli effetti delle sanzioni, e l'Ucraina evidentemente è un paese in gravissime difficoltà economiche, con prospettive diciamo di perdita del prodotto interno lordo, diciamo che secondo le stime fondamentali sono almeno 10, diciamo oscillano fra il 9 e il 12%, insomma è una questione, diciamo, evidentemente una crisi drammatica, poi da tantissimi altri punti di vista. Vorrei appunto sentire il professor Farese su questo, sulla questione della durata della guerra dal punto di vista proprio delle capacità economiche. Lascerei la parola. Grazie. Grazie, dottor Ferraresi. Intanto vorrei ringraziare i colleghi Merone e Vari per aver sollecitato di nuovo, dopo 4 mesi, una riflessione sul conflitto. Concordo con lei, dottor Ferraresi, sia con quello che ha detto all'inizio, una guerra complicata e stratificata, soprattutto su quest'ultima notazione che faceva, cioè sulla centralità che va assumendo la dimensione temporale, perché su questo che bisogna poi misurare la capacità, diciamo, di resistenza economica e finanziaria delle parti coinvolte. Il punto da cui vorrei partire è uno stralcio dell'articolo che Mario Draghi scrisse 2 anni fa, al momento dello scoppio della pandemia, nel marzo del 2020, in cui scrisse: di fronte a circostanze impreviste, un cambio di paradigma è necessario, così come lo sarebbe in tempo di guerra. Il costo di esitare potrebbe essere irreversibile. Questo scrisse nel 2020. Forse oggi dovremmo rovesciare e dire: dobbiamo avere un cambio di paradigma, così come in tempo di pandemia. Mi sembra che su questo punto noi siamo abbastanza in ritardo, cioè non c'è una consapevolezza della necessità di un cambio di paradigma, soprattutto a fronte del fatto che stiamo passando da quella che era sostanzialmente una guerra economica ad una vera e propria economia di guerra. Questo, secondo me, questo è il passaggio di fondo che l'allungamento del conflitto impone e che va messo a fuoco. Mi spiego meglio, perché questo può sembrare un gioco di parole. L'economia di guerra è una cosa diversa dalla guerra economica. La guerra economica presuppone, diciamo, la continuazione della normale vita economica di un paese. E questo è quello che è stato fatto nei primi mesi, essenzialmente attraverso le sanzioni. Sanzioni senza precedenti, come lei ha detto. Il congelamento delle riserve ufficiali russe è stata forse la decisione più importante, quella che morde di più, se osserviamo anche le reazioni e il continuo reiterare delle proteste russe su questo punto specifico. E peraltro le sanzioni sono efficaci, c'è un dibattito forse un po' orientato, oppure delle posizioni un po' orientate che insistono molto in questi ultimi tempi sulla presunta inefficacia delle sanzioni, oppure sul fatto che le sanzioni starebbero danneggiando più l'Europa, l'Occidente che la Russia. Io mi attengo alle stime per il PIL. La crescita stimata nei paesi dell'area dell'euro per il 2022 è ancora intorno al 2%, poco superiore al 2%. Forse una stima ottimistica, ma siamo in un territorio positivo. Se guardiamo invece alle stime della crescita del PIL russo nel 2022, siamo già, stime del Fondo Monetario Internazionale, a meno 8,5%. Con tutta probabilità andremo oltre il 10%. Quindi le sanzioni funzionano. È chiaro che avranno un effetto ancora più profondo con il passare del tempo. Detto questo, le sanzioni hanno 2 caratteristiche, per questo ho detto guerra economica e non economia di guerra. La prima è appunto la loro gradualità e settorialità. Si è iniziato con il carbone, poi con il petrolio, non si parla ancora del gas, anche se si parla di un tetto al prezzo del gas. Ma l'altra caratteristica importante, fondamentale rispetto alla questione del tempo che lei sollevava, è che il grosso di queste sanzioni sono differite nel tempo, cioè l'embargo sul petrolio marittimo, l'embargo sulle assicurazioni marittime, queste sono sanzioni differite nel tempo che inizieranno ad avere effetto tra dicembre e gennaio prossimo. Allora, nel momento in cui si decide di assumere delle sanzioni differite, si sta indirettamente, implicitamente, conseguentemente, ci si dovrebbe preparare a resistere a lungo, ad un conflitto lungo. Qual era l'alternativa? L'alternativa era un embargo immediato e totale, con ciò che ne sarebbe potuto seguire, forse, forse,
forse va sottolineato tre volte, questo avrebbe potuto fermare il conflitto, non lo sappiamo. Però nel momento in cui si è deciso di decidere sanzioni differite nel tempo, in quel momento stesso ci si sarebbe dovuto iniziare a porre il problema di come resistere a lungo, di un piano per resistere a lungo. L'economia di guerra è una cosa diversa, perché l'economia di guerra presuppone invece una organizzazione, un coordinamento dell'intera economia, orientandola, diciamo così, agli obiettivi della guerra. E questo, più che un effetto della decisione dell'Occidente, è l'effetto dell'inizio dei razionamenti delle forniture energetiche da parte di Putin, che ci attendevamo, che poteva essere atteso. Cioè, almeno da un mese, Putin ha iniziato a manovrare, molto più di quanto non avesse già fatto in passato, in modo più aggressivo, le quantità, e manovrando le quantità anche i prezzi. E quindi noi sappiamo che in questi primi mesi del conflitto Putin ha incamerato risorse che consentono alla Russia essenzialmente di andare avanti senza grossi problemi, almeno fino alla fine del 2023. Quindi, ripeto, facendo la scelta delle sanzioni differite, concedendo a noi stessi un tempo, che certamente è importante, non lo nego, cioè il tempo di riorganizzarci, di diversificare, di fare investimenti nelle navi rigassificatrici, di approntare dei piani energetici nazionali, concedendo questo tempo a noi, abbiamo concesso anche questo tempo a Putin. E questo tempo si è trasformato in denaro. Quindi Putin ha iniziato a manovrare aggressivamente le quantità e quindi i prezzi. Questo pone a questo punto l'esigenza di organizzarsi per l'inverno, che diciamo, è tipicamente, anche storicamente, per ragioni diverse, diciamo così, il terreno della Russia. L'economia di guerra, dal punto di vista storico, ha alcune caratteristiche, diciamo, cioè è collegata a una più elevata inflazione, a un più elevato debito pubblico, conseguente a una più elevata spesa pubblica, a un maggiore intervento dello Stato nell'economia. In questi giorni si parla di nazionalizzazioni, di rinazionalizzazioni, per varie ragioni, non tutte collegate alla guerra, ma insomma è in questo ambiente diverso che noi stiamo entrando, ed è a questo che dobbiamo prepararci. Questo ambiente, che è quello dell'economia di guerra, presenta dei rischi macroeconomici e anche politici, ma principalmente mi concentro sulla mia materia, sui rischi macroeconomici più elevati. Cioè, intanto stiamo già pagando un costo economico legato alla guerra in termini di maggiore inflazione, di addizione di inflazione e di deduzione di crescita, che è ancora in un territorio positivo, ma che potrebbe sconfinare, diciamo, nel territorio della recessione. Questo è un costo, naturalmente. Io penso che dovremmo rovesciare anche la prospettiva e non porci il problema dei costi, ma piuttosto degli obiettivi che intendiamo raggiungere. A fronte di questi obiettivi, organizzare le risorse per far fronte a questi costi. Putin scommette sul tempo. Ha certamente a disposizione l'inverno, questo inverno e probabilmente anche il successivo. Quindi scommette sulla divisione tra i paesi europei. A fronte di questa divisione è necessario un maggiore coordinamento economico e finanziario. Questo è il punto di fondo, di cui bisogna prendere coscienza. Per questo sono partito dalla citazione di Mario Draghi. Di fronte a queste circostanze si impone un cambiamento di paradigma. Ora, ieri la Presidente von der Leyen ha annunciato un piano per l'energia, per coordinare, diciamo, le politiche energetiche per l'inverno. Questo è molto importante, ed è importante che sul versante dell'energia si continui a fare quello che si sta facendo, cioè diversificare gli approvvigionamenti con una politica estera economica, fare gli investimenti necessari, anzitutto nel gas naturale, agire anche sul lato della domanda, probabilmente sostituendo dei sussidi universali che non fanno altro che continuare a incentivare il consumo in qualche modo, o comunque non a dissuaderlo, sostituendoli con dei trasferimenti diretti che siano mirati a chi più ne ha bisogno. Questo è il lato dell'energia, ma dal punto di vista invece macroeconomico, occorre un maggiore coordinamento tra la politica monetaria e la politica fiscale. Cioè, non ci si può attendere che in questo contesto il gioco resti soltanto nelle mani della Banca Centrale Europea. A fronte di un incremento dell'inflazione, che c'è, è innegabile, piuttosto diversificata tra i paesi europei, ha anche ragioni differenti rispetto all'inflazione negli Stati Uniti, ma c'è.
in alcuni paesi è anche superiore al 10%. Quindi, di fronte a un'inflazione che aumenta, la Banca Centrale Europea è chiamata a intervenire, fosse anche solo per preservare la sua credibilità. Ma naturalmente, se la Banca Centrale Europea è lasciata da sola, il rischio è che la Banca Centrale Europea possa in qualche modo sovraperformare. In fondo, perché c'è una riapertura degli spread tra i paesi dell'area dell'euro? Perché ci può essere questo rischio? Non tanto perché siano cambiate le condizioni di fondo dell'economia, che sono identiche a quelle che potevano essere alcuni giorni fa, e quindi non sono cambiati i fondamentali dell'economia, ma ciò che incide nella riapertura di questi spread è soprattutto la prospettiva non solo dell'inflazione, ma della recessione tra i paesi europei. E questo, il rischio della recessione, è qualcosa che non può essere consegnato nelle mani della Banca Centrale Europea, perché questo esonda dal mandato della Banca Centrale Europea. Ripeto, lasciarla politicamente sola, la Banca Centrale Europea è un'istituzione autonoma e tecnica, ma diciamo le sue azioni hanno dei riflessi politici importanti. Lasciarla politicamente da sola comporta dei rischi, anche il rischio che una stretta monetaria eccessiva possa indurre più profondamente, più rapidamente in una recessione. Né, d'altra parte, si può immaginare che la gestione di questi rischi stagflazionistici, inflazione più recessione, gravino interamente sui bilanci nazionali, perché i bilanci dei paesi europei, l'Italia, la Francia, la Germania, sono già stati impegnati nell'ultimo anno in maniera consistente, soprattutto nel far fronte, diciamo, all'aumento dell'inflazione. Quindi a questo punto torniamo a ciò che ha detto con una certa lungimiranza il presidente Draghi a maggio scorso a Strasburgo, quando ha iniziato a porre il problema, diciamo, di una qualche forma di coordinamento finanziario tra i paesi europei. In altre parole, occorre un programma obbligazionario europeo che possa alleggerire la posizione, diciamo, fiscale dei paesi europei per tutto il tempo della guerra, e che venga annunciato subito, perché questo, diciamo, può alleggerire la posizione di bilancio e può anche prevenire dei rischi che ci possono essere domani, soprattutto se la Banca Centrale Europea dovesse iniziare a stringere. Non si tratterebbe comunque di una stretta in senso stretto, perché i tassi nominali salirebbero, ma con un'inflazione così elevata i tassi reali resterebbero comunque in territorio negativo. Ma il rischio è che a fronte di questa stretta e senza una risposta coordinata europea che appronti le risorse per un conflitto lungo, le risorse finanziarie per un conflitto lungo, ci possa essere una frammentazione, una divaricazione tra i paesi europei, e quindi più deficit, più debito, un incremento degli spread, con anche il rischio, diciamo, di una crisi finanziaria. Quindi questo è secondo me il punto di fondo. Dopo la pandemia, trascorsero 5 mesi perché si mettesse mano, diciamo, ad un piano finanziario europeo di lungo termine. Il prossimo 24 luglio saranno 5 mesi. È necessario che si metta mano a questo aspetto prima dell'inverno. Alla capacità russa, diciamo, militare, anche nel campo dell'energia, l'Europa deve opporre questa sua capacità di finanziamento sui mercati, che, diciamo, è senza pari. L'Europa è un'area ricca, grazie alla stabilità della sua moneta può attrarre risparmio dal resto del mondo. Annunciare un piano che mostri all'Europa e alla Russia che l'Europa si sta organizzando ed è capace di resistere a lungo può essere molto importante anche dal punto di vista strategico. Io ricordo sempre un articolo di Keynes nel 1940 che diceva che nelle questioni militari la maggiore garanzia di una rapida conclusione è un piano che consenta di resistere a lungo, e che lo stesso occorre fare anche sul piano finanziario. Se non lo facciamo andiamo incontro a una divisione che è molto pericolosa, e chiudo, e che dal piano macroeconomico può avere riflessi politici, perché la stabilità politica sociale e la tenuta, diciamo, politico-sociale è l'altro elemento sul quale Putin scommette in termini di divisione. Quindi ci vuole grande, grande coerenza, coordinamento e una prospettiva di lungo termine, cose non facili da ottenere, soprattutto con la situazione politica che c'è in questo momento in Europa e anche negli Stati Uniti. Ed è chiaro che un deterioramento di queste condizioni da qui a un anno
ma anche da qui al prossimo autunno, se pensiamo agli Stati Uniti, da qui ad un anno, se pensiamo all'Italia, naturalmente può farci entrare in una condizione di ulteriori e maggiori rischi. Per questo è importante che si colga l'occasione in questo momento in cui, diciamo, anche per la presenza di alcuni interpreti, forse un piano di questo tipo può essere impostato. Grazie. La ringrazio molto, professor Farese, per questo suo intervento che ha acceso in me un grande numero di domande. Spero che ci sia modo di tornare almeno su un punto con una battuta in un secondo giro. Sicuramente su inflazione, rapporto inflazione-conflitto, il modo di usare l'inflazione come arma da parte di Putin, questo io trovo sia, diciamo, una questione rilevante che, di cui purtroppo ci troveremo a parlare, diciamo, nel medio-lungo periodo. Riprendo solo una cosa che lei ha detto per passare, diciamo, al prossimo relatore. Putin ha il tempo dalla sua parte, certamente ci ha spiegato alcune ragioni economiche riguardo ad esempio alla manipolazione dei prezzi molto aggressiva che sta facendo proprio per guadagnare tempo. Aggiungo che c'è un altro senso in cui mi sembra che Putin abbia il tempo dalla sua parte, cioè come leader di un regime autoritario, semi-autoritario, può permettersi di non considerare nell'equazione, nella sua equazione politica e di governo, ad esempio i partiti di opposizione, i movimenti di piazza, il popolo, ecco, per dirla, diciamo, semplicemente, proprio perché in questo senso ciò che in una democrazia matura o compiuta diventa politicamente insostenibile o veramente difficile da sostenere, invece in regimi autoritari, semi-autoritari o misti, diciamo di inclinazione autoritaria, diciamo così, anche di democrazia controllata, volendo usare il termine che Putin ha coniato e che ama per descrivere la Russia, questo è certamente possibile, proprio perché per definizione ci si nutre di un disinteresse o un interesse inferiore per la volontà del popolo o la volontà dei rappresentanti eletti. E proprio in questo senso vorrei coinvolgere, passare la parola subito al professor Filippo Vari, che è ordinario di diritto costituzionale all'Università Europea di Roma, proprio per porre la questione invece dal punto di vista del sostegno dall'esterno, dal punto di vista ad esempio dell'Italia e in particolare dell'Italia. Trovo che questo sia interessante, c'entri proprio con anche con, diciamo, le difficoltà o gli interrogativi o i problemi che tutti diciamo i paesi occidentali si pongono nel sostenere l'Ucraina, sostenere sì, e questo, diciamo, è stato fatto anche qui con una coalizione, io credo, senza precedenti, ma fino a che punto, a che condizioni, in che modalità, secondo quale, all'interno di quale architettura legale. Questi sono tutti, diciamo, problemi apertissimi, sono problemi aperti anche e forse soprattutto in Italia, dove sappiamo che la Costituzione ha un principio pacifista espresso, o un principio di pace, forse più prudentemente dovrei dire, invece di dire pacifista, espresso nell'articolo 11. Sottolineo anche, mi tocca planare, diciamo, in una parte più bassa del dibattito, ma le fibrillazioni del governo di questi giorni, animate da molti ordini di motivi che non starò qui a elencare, alcuni nobili, altri meno, però insomma è stato originato anche evidentemente dalla posizione del governo sulla guerra e di chi la contesta o di chi ne contesta le modalità. Per cui passerei la parola al professor Vari per aiutarci a entrare, diciamo, in maniera più specifica e più solida costituzionalmente dentro questa dimensione del dibattito, che evidentemente è rilevantissima per noi e per tutti e tutti i paesi coinvolti indirettamente nel conflitto. A lei la parola. Prima di iniziare però a rispondere a tutte le domande che mi ha fatto il dottor Ferraresi, vorrei, avendo organizzato insieme all'amico Agnello Merone questo incontro, ringraziare di cuore appunto il dottor Ferraresi, il generale Rossi
e l'avvocato Voltaggio che ci fanno per l'onore di essere oggi qui all'Università Europea di Roma, e del pari ringraziare i colleghi Borgia e Farese, che invece da noi sono di casa, per aver accettato di partecipare a questo incontro. Ora, lei diceva del principio contenuto nell'articolo 11. L'articolo 11 proclama il ripudio della guerra e affianca il ripudio della guerra all'impegno del nostro paese a partecipare alle organizzazioni internazionali che consentano di costruire pace e giustizia fra le nazioni, consentendo le limitazioni di sovranità a questo scopo necessarie. L'articolo 11 codifica appunto quello che viene ricordato, è giusto quello che aveva detto, il principio pacifista. Ora, non è un pacifismo assoluto, come era stato accolto nel secondo dopoguerra da altre costituzioni, ma è un pacifismo che si ferma di fronte alla legittima difesa. Cioè, qual era l'idea dei nostri padri costituenti? La pace è un bene assoluto, è il fondamento della nostra convivenza civile, ha un valore assoluto sia internamente sia nelle modalità con cui vogliamo costruire le relazioni con i nostri partner internazionali. Però, dice Leo Valiani in Assemblea Costituente, se siamo attaccati ci difenderemo. Tant'è vero che la Costituzione, utilizzando anche un aggettivo peculiare, dice che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino e contempla anche lo stato di guerra, la cui decisione è affidata alle Camere e la cui proclamazione spetta invece al capo dello Stato. Dunque non è appunto un pacifismo assoluto, ma un pacifismo che si ferma di fronte al dovere di difendere la patria. Ora, prima di vedere come si concilia questo principio pacifista col sostegno militare che stiamo dando all'Ucraina, rapidamente, anche perché l'ora comincia a essere tarda, accenna ai passaggi centrali con i quali il nostro paese ha deciso il sostegno militare all'Ucraina. In particolare c'è stato un decreto legge, secondo una prassi che si è affermata per le crisi maggiori dalla caduta del muro di Berlino, penso al primo intervento in Iraq, penso il drammatico caso della guerra in Kosovo, ma insomma gli esempi si potrebbero moltiplicare. Quindi c'è stato un decreto legge che ha stabilito il sostegno militare alla resistenza ucraina, e però in maniera direi assolutamente rispettosa dei rapporti tra governo e Parlamento, ha subordinato la cessione appunto fino al 31 dicembre 2022 di mezzi, materiali, equipaggiamenti militari a favore dell'Ucraina a un previo atto di indirizzo delle Camere. Quindi il governo ha voluto sostanzialmente dare copertura normativa, come era inevitabile che fosse, all'invio dei mezzi militari, ma ha richiesto prima un atto politico da parte di ciascuna Camera. E la Camera e il Senato a marzo hanno approvato un'identica risoluzione che autorizza la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione. Quindi, realizzata la condizione prevista nel decreto legge, il ministro della Difesa ha adottato una serie di decreti per autorizzare a titolo gratuito per l'Ucraina la cessione di mezzi militari. Questo l'elenco dei mezzi militari non è pubblico perché è stato sostanzialmente segretato. Questa è, diciamo, la procedura che si è seguita, coinvolgendo, direi, giustamente le Camere. Non c'è stata ovviamente la deliberazione dello stato di guerra ai sensi dell'articolo 78, perché l'Italia non è in guerra, questo insomma cercherò di chiarirlo nel proseguo del ragionamento, però c'è stato un grande, diciamo, rispetto dei poteri, del ruolo del Parlamento, rispetto che, questo è bene sottolinearlo,
nel passato assolutamente non era stato uguale. Ora, come si concilia il principio pacifista con questo sostegno militare che noi stiamo dando all'Ucraina? Dobbiamo interrogarci, per rispondere a questo interrogativo, su qual è il significato della legittima difesa che la Costituzione, diciamo, consente. È chiaro che la legittima difesa è la protezione dell'integrità del suolo nazionale, no? Quell'attività che serve ut maneat hic civitas, cioè per preservare il nostro Stato. Però è anche vero che dal secondo dopoguerra si è affermata una interpretazione estensiva del concetto di legittima difesa. Cioè la legittima difesa non è soltanto la difesa del nostro territorio, ma è anche la difesa di nostri alleati attaccati. Ora, un'interpretazione diversa, dicevo già dal secondo dopoguerra in realtà, avrebbe precluso, ad esempio, al nostro paese di inserirsi in leghe difensive fondamentali per difendere il nostro territorio. Faccio l'esempio della NATO. Poi sul ruolo della NATO ci sarebbe tantissimo da dire, perché si è sviluppato al di fuori di quello che prevede lo statuto, si è sviluppato in maniera informale, senza un controllo democratico dei parlamenti su quello che stava accadendo. Però diciamo, non è questo il tema del nostro incontro. Però formalmente, se restiamo allo statuto della NATO a cui è stata data esecuzione nel nostro paese con legge, che è stato ratificato secondo le procedure previste dalla Costituzione, la NATO dovrebbe essere un'organizzazione che ha un carattere meramente difensivo. Allora, delle due l'una: o è incostituzionale l'adesione alla NATO perché l'Italia può difendere solo il suo territorio, ma questo vuol dire isolarsi, perché vi immaginate che cosa vorrebbe dire fare una lega difensiva dove tu dici agli altri che se ci attaccano chiediamo a tutti di difenderci, ma se loro sono attaccati noi non possiamo difenderli. Oppure il concetto di legittima difesa, appunto, va interpretato in maniera più ampia, cioè legittima difesa non è soltanto la protezione del nostro territorio, ma è anche la protezione degli alleati. Qui c'è un dato ulteriore, cioè l'Ucraina non si trova nella NATO. E allora, per rispondere alla compatibilità tra quello che stiamo facendo a sostegno della resistenza ucraina e la nostra Costituzione, dobbiamo interrogarci su che cosa appunto stia facendo l'esercito ucraino. Perché, poc'anzi, qual è l'obiettivo dell'esercito ucraino? Se l'esercito ucraino ha l'obiettivo, come è evidente, di respingere un'ingiusta violenza armata, anche se poi lo sentiremo nelle parole dell'amica e collega Fiammetta Borgia, non c'è stata un atto formale del Consiglio di Sicurezza e così via, ma diciamo c'è un consenso unanime sull'ingiustizia dell'attacco russo nei confronti dell'Ucraina. Allora l'Ucraina che cosa sta facendo? Sta esercitando quello stesso diritto di legittima difesa che la nostra Costituzione prevede non solo come possibile, ma addirittura come doveroso per il nostro popolo. Questo è il primo passaggio. Secondo passaggio: sostenendo la resistenza ucraina, noi non entriamo in una sfera di belligeranza nei confronti della Russia. C'è uno dei primi commenti all'articolo 11, scritto da Marino Bonvalsassina, evidenziava come già nel secondo dopoguerra fosse stata ripudiata l'idea che inter pacem et bellum nil medium est. Cioè non è vero che tra guerra e pace non c'è niente in mezzo, ma c'è invece una situazione di non belligeranza nella quale noi ci siamo andati a collocare. Cioè noi non siamo più neutrali perché abbiamo scelto da che parte stare. Cioè a sostegno di un popolo ingiustamente aggredito e oppresso. Ma questo non ci porta in una situazione di belligeranza
nei confronti della Russia, ci pone su un terreno accidentato. Già il diritto internazionale classico, classico dei tempi moderni, parliamo del periodo intorno dopo gli anni 40, evidenziava come le violazioni della neutralità in un conflitto non danno luogo a uno stato di belligeranza, fin tanto che lo Stato nei cui confronti si viola la neutralità non ritiene tale violazione talmente grave da decidere di entrare in guerra contro chi viola la neutralità. E mi sembra che questa descrizione, che è degli anni appunto 40, metà degli anni 40, corrisponda allo stato di fatto. Che cosa ha fatto la Russia nei confronti dei paesi occidentali? È assolutamente consapevole del nostro sostegno militare all'Ucraina, ma ha detto: c'è una linea rossa. Se imponete una no-fly zone, per esempio, considereremo la NATO, che impone questa zona di divieto di sorvolo, come uno stato belligerante nei nostri confronti. Allora, in che situazione siamo? Siamo in una situazione dove siamo venuti meno alla neutralità, abbiamo deciso di sostenere la resistenza di questo popolo oppresso e siamo in questo stato appunto così di in questa zona di confine. Quindi la vera domanda sul piano giuridico oggi non è tanto su la liceità del sostegno militare all'Ucraina, quanto sull'uso che viene fatto delle armi. Cioè le armi, se servono a respingere un ingiusto attacco, a creare le condizioni per la pace, possono essere inviate. Se invece gli obiettivi sono diversi, per esempio contribuire alla caduta del regime di Putin, o mancano le condizioni per assicurare quest'uso limitato delle armi, la conclusione sarebbe opposta. Proprio per questa ragione, e poi concludo, è però fondamentale un controllo democratico sul perseguimento dei fini con i quali sono utilizzate le armi. Da un lato c'è il governo, ovviamente, che avrà preso tutti gli accordi all'uopo necessari, però è anche importante un significativo coinvolgimento del Presidente della Repubblica anche nelle sue funzioni di capo delle Forze Armate e anche delle competenti commissioni parlamentari, eventualmente secretando le loro riunioni quando appunto sussistono ragioni di sicurezza tali che lo richiedano. Vi ringrazio. Grazie mille, professor Vari, per questo intervento, diciamo, densissimo di interesse. Io chiederei, appunto, come già preannunciato anche dal professor Vari adesso, a Fiammetta Borgia di aiutarci proprio diciamo, a fare quel passo che già Vari suggeriva, questo passo di inquadramento della crisi in Ucraina, del conflitto all'interno della cornice del diritto internazionale. E certamente anche qui io parlo sempre da osservatore generalista male informato, diciamo, il ruolo certamente dell'ONU, della Nazione Unita. Ricordo solo un episodio, diciamo, senza, poi lascio la parola immediatamente. E certamente il ruolo dell'ONU, quanto possa davvero incidere, che posto abbia all'interno delle controversie internazionali come questa, è certamente un tema. Ricordo che in aprile, un mese e mezzo dopo l'inizio dell'invasione, Guterres è andato a Kiev e, diciamo, l'accoglienza, molti di voi lo ricorderanno, è stata, diciamo, complicata. Cioè la prima parola che Zelensky gli ha detto al segretario generale dell'ONU è stata: saresti dovuto venire a Kiev prima che andare a Mosca. E dopodiché c'è stato un attacco molto vicino, un attacco missilistico molto vicino al luogo in cui si ritrovavano e diciamo, la versione dell'ONU è stata: certo, se i russi stanno sabotando questo dialogo, ma il governo ucraino ha fatto sapere immediatamente dopo che non c'era alcun dialogo, cioè era una visita, diciamo, formale. Ecco, diciamo, credo il primo atto pubblico di coinvolgimento dell'ONU, anche appunto da un punto di vista istituzionale, era stato quello, ricordo, che mi aveva colpito, diciamo, come
simbolo o manifestazione, ecco, certamente che dentro questo conflitto il ruolo dell'ONU era, diciamo, estremamente dibattuto e problematico, specialmente dalla parte degli ucraini, naturalmente, perché sappiamo che il Consiglio di Sicurezza è bloccato evidentemente dal veto russo e cinese per quanto riguarda ogni possibilità di agire, ma su questo lascio immediatamente la parola a Fiammetta Borgia, che ringrazio. Grazie mille. Allora, io intanto vorrei ringraziare i colleghi, il collega Merone e il collega Vari per aver organizzato questa tavola rotonda e tutti gli altri relatori, perché è un'occasione di confronto veramente intensa e sto imparando veramente molto. E voglio ringraziare il dottor Ferraresi non solo per aver fin qui moderato il dibattito in maniera così interessante, ma anche per la domanda, che assolutamente è il mio punto di vista ed è il mio punto di partenza. E infatti io mi avevo un po' l'impressione, leggendo i giornali, guardando un po' l'opinione pubblica, che l'ONU fosse un po', e non solo, quello del presidente, ma anche l'ultima dichiarazione del Papa Bergoglio del 1 luglio, visto che l'Università Europea è un'università cattolica, mi sembrava opportuno ricordarla, in cui il Papa dice che le Nazioni Unite non hanno potere di imporsi e che probabilmente per fermare questa guerra non hanno alcun potere, e questo potere non gli è dato dalla Costituzione delle Nazioni Unite. Allora, naturalmente non si intende Costituzione delle Nazioni Unite, atto istitutivo, cioè la Carta ONU, però questo secondo me coglie benissimo l'idea che ci siamo fatti un po' tutti dell'ONU, questa grande assente del conflitto, e così anche un po' il diritto internazionale, no? Che sembra un po' scricchiolare di fronte a questa crisi. Allora, io quello che cercherò di fare è un po' proprio reinserire gli avvenimenti, le azioni e le misure intraprese dagli stati e dalle organizzazioni internazionali nel diritto internazionale e nel quadro della Carta delle Nazioni Unite. Quindi per vedere se effettivamente tutto quello che è stato fatto sinora è comunque in linea con il diritto internazionale ed è quindi conseguenza del sistema che abbiamo istituito nel dopoguerra, e poi dopo di questo ci possiamo interrogare se poi queste azioni siano state e siano efficienti o efficaci sia dal punto di vista giuridico che, come abbiamo visto, dal punto di vista economico. E allora, innanzitutto vorrei fare pochissimi brevi flash su documenti o attività svolte dall'ONU sin qui. Allora, iniziamo dal 24 febbraio, vado velocissimo almeno per questo momento e poi riprenderò a parlare più lentamente perché non voglio rubare tempo. Allora, il 24 febbraio Putin inizia questa operazione militare speciale contro l'Ucraina, con un comunicato, oltre ovviamente all'operazione militare in sé. Questo comunicato viene poi inviato al Consiglio di Sicurezza, perché l'operazione militare speciale aveva, secondo Putin, una base giuridica che era l'articolo 51 della Carta, e quindi la legittima difesa, e quindi secondo l'articolo 51 lo Stato che agisce in legittima difesa deve comunicare l'azione al Consiglio di Sicurezza. Naturalmente il Consiglio di Sicurezza, come tutti gli Stati, ha fin da subito constatato l'infondatezza di questa pretesa di giustificare l'operazione militare speciale. La chiama apposta operazione militare speciale perché può essere giustificata con la legittima difesa, poi semmai ci ripasseremo, però insomma reagisce e cerca di adottare una risoluzione che viene naturalmente bloccata dal veto della Russia, quindi un Russia membro permanente ma anche detentore di armi nucleari, perché è una chiave importante da ricordare, perché i russi la ricordano sempre ad ogni convegno di diritto internazionale, molto spesso anche quando ci si vede per altre situazioni. E dopo questo tentativo di risoluzione del Consiglio di Sicurezza, però il Consiglio di Sicurezza qualcosa fa, cioè bypassa il veto della Russia adottando una risoluzione procedurale che quindi non soffre il veto, perché nelle risoluzioni procedurali del Consiglio di Sicurezza gli Stati non possono bloccarla con il veto, e adotta questa risoluzione in forza della quale chiede all'Assemblea Generale di pronunciarsi sulla guerra in Ucraina,
e di basare la sua risoluzione, quindi lo fa già il Consiglio di sicurezza, su una risoluzione molto famosa che è la United for Peace degli anni 50. L'Assemblea Generale il 2 marzo a questo punto adotta questa risoluzione. Come sappiamo, le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono tutte non vincolanti, quindi anche questa, però con 141 stati a favore, 5 contrari e 35 astenuti. Quindi un buon numero, un numero che sicuramente può essere, può farci notare l'opinio iuris che si è creata tra gli stati, quindi l'idea generale che sia necessario fare qualcosa per questa guerra in Ucraina. In questa risoluzione è interessante notare cosa? È interessante notare che c'è la qualificazione dell'azione russa in Ucraina, che viene qualificata giuridicamente come aggressione, e l'aggressione è diciamo, un atto particolarmente grave nel diritto internazionale, come vedrò quando parleremo più specificatamente sul piano giuridico. E oltre a qualificare la situazione come aggressione, chiede anche alla Russia la cessazione dell'illecito, cosa normalissima, e agli stati membri dell'ONU un obbligo di non riconoscimento delle eventuali situazioni generate dalla violazione della norma di diritto internazionale. Okay? Questo è molto importante. E questi obblighi, in realtà, sì, sono previsti dalla risoluzione, che non è vincolante, ma sono anche previsti dal diritto consuetudinario. Quindi sono richiamati dalla norma non vincolante, ma previsti dal diritto consuetudinario, che è generale e vincolante invece per tutti gli stati. Successivamente ci sono altre risoluzioni, un'altra risoluzione dell'Assemblea Generale del 26 aprile, che però era stata già preparata precedentemente per ragioni diverse, è quella di chiedere al Consiglio di sicurezza di motivare i veti, e questo è molto importante che arrivi in questo momento. E poi ci sono vari documenti del Consiglio dei diritti umani, quindi il rapporto dell'Alto Commissariato dei diritti umani, che è proprio del 5 luglio, dove si evidenziano i crimini perpetrati nel territorio ucraino, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, eccetera. E allora, in realtà, quindi, come vediamo, in realtà le Nazioni Unite qualcosa hanno fatto, sono stati attori di questo conflitto. Ora però cerchiamo di analizzare questi aspetti alla luce del diritto internazionale, quindi di farli convergere nel quadro giuridico messo in piedi dalle Nazioni Unite e dalla Carta delle Nazioni Unite. Allora, come dicevo, l'operazione militare speciale non esiste in diritto internazionale, non è nulla. Credo non esista neanche dal punto di vista strategico-militare, mi correggerà il generale. Semplicemente era un modo non così ingenuo di giustificare un'azione militare in modo che potesse essere in qualche modo giustificata dalla legittima difesa, che avrebbe potuto giustificare quel tipo di violazione del diritto internazionale. Perché? Ricordiamo che il divieto dell'uso della forza in realtà copre tre ipotesi diverse: la minaccia, la violazione della pace, quindi minaccia alla pace, violazione della pace e aggressione. Allora, anche la violazione della pace, se c'è la legittima difesa, se è avvenuta la legittima difesa, diventa lecita. E questo era il gioco che voleva fare Putin, semplicemente. Non gli riesce. La qualifica di aggressione arriva dall'Assemblea Generale. Riflettiamo sul fatto che non è l'organo deputato a farlo, perché la qualificazione giuridica della situazione deve essere fatta, e anzi la carta dice che può essere fatta, quindi c'è un'ampia discrezionalità, dal Consiglio di sicurezza. Ma era chiaro che il Consiglio di sicurezza non poteva neanche fare questa qualificazione. Quindi la qualificazione arriva dall'Assemblea Generale, ma con un'opinio iuris molto molto ampia, e soprattutto è proprio l'azione della Russia si qualifica come aggressione, perché sin dall'inizio, e sono molto contenta della relazione che mi ha preceduto del generale, sin dall'inizio si nota come l'attacco non era un attacco sulla regione indipendente o per aiutare la regione indipendente, mille motivi, ma era un attacco pianificato su larga scala,
che aveva come obiettivo quello di rivolgere il paese, non era certamente quello di aiutare o di fermare un eventuale attacco, perché la legittima difesa, come sappiamo, ha come obiettivo soltanto la cessazione dell'attacco. Fine, non a quello di vincere la guerra, non a quello di soggiogare l'avversario, eccetera. E questo vale anche per noi, però ce lo dobbiamo ricordare. E allora, l'aggressione in diritto internazionale che tipo di norma è? È una norma strutturale, è una norma di jus cogens, una norma strutturale, è una norma imperativa, non derogabile e che produce obblighi erga omnes. Significa che non ci può essere nessuna giustificazione per l'aggressione, ma significa anche che la violazione di una norma erga omnes produce obblighi per gli stati ulteriori rispetto alla violazione di una norma di diritto internazionale, ad esempio pattizia o consuetudinaria. Lo dico in un altro modo più agevole. La violazione della norma del divieto di aggressione fa scaturire un tipo di responsabilità internazionale tra gli stati che non è di tipo ordinario, ma di tipo aggravato. Questo significa che il rapporto di responsabilità non sorge tra i due stati, cioè tra lo stato che ha commesso la violazione e lo stato che subisce le conseguenze della violazione, ma è un rapporto che diventa collettivo. Quindi ogni stato si può sentire leso perché vi è stata la violazione della norma del divieto di aggressione. Okay? Quindi ogni stato ha il diritto di fare qualcosa perché questo valore essenziale della comunità internazionale, questo valore strutturale del diritto internazionale, dell'ordinamento internazionale è stato violato. E questo significa anche che rispetto al regime ordinario di responsabilità, che prevede alcuni parametri, che dirò velocemente, la responsabilità aggravata ha come conseguenza ulteriori obblighi. E allora vediamo. Per quanto riguarda la responsabilità ordinaria, quindi anche questa, perché è l'aggravata è un in più rispetto all'ordinaria, sicuramente una volta che c'è stato l'illecito abbiamo un obbligo di cessazione dell'illecito e di non reiterazione. Questo viene dall'articolo 30 del progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli stati, che è riproduttivo del diritto consuetudinario, che è stato prodotto dalla Commissione di diritto internazionale, che è una commissione all'interno dell'Assemblea Generale, quindi sempre ONU. Siamo sempre nell'ONU. Accanto a questa cessazione e non ripetizione dell'illecito, che significa non propagazione della guerra sostanzialmente, c'è poi un obbligo di riparazione. Ora l'obbligo di riparazione sorgerà, è sorto, ma sarà poi quantificabile quando il conflitto sarà terminato, ovviamente. Ma due altri aspetti sorgono dalla violazione di una responsabilità aggravata e sono l'obbligo di cooperazione tra gli stati e l'obbligo di non riconoscimento della situazione, delle situazioni derivanti dalla violazione della norma di diritto cogente. In effetti di questo ne abbiamo già traccia nella risoluzione, perché la risoluzione è così breve, così monca, perché tutti ci aspettavamo che fosse la base di un'azione militare, ma questo è un aspetto molto molto controverso, perché l'Assemblea Generale non ha questo tipo di potere e la United for Peace anche è stata utilizzata, ma non proprio in questo modo, ecco perché la risoluzione non lo fa, è molto logico che non lo faccia. E invece questa risoluzione, che sembra così leggera, in effetti ci ricorda questi due aspetti, che sono due aspetti fondamentali del diritto internazionale, perché dall'obbligo di cooperazione nascono le sanzioni, che non sono più sanzioni che ogni Stato potrebbe fare in virtù della norma, ma sono sanzioni coordinate in fondo. Vediamo la parte ottimistica delle sanzioni. Poi sicuramente il coordinamento va migliorato, però il fatto che le sanzioni siano coordinate trova la base giuridica proprio in questo progetto di articoli. E allo stesso tempo l'obbligo di non riconoscimento avrà degli effetti molto positivi, potrebbe avere degli effetti positivi, perché significa che gli stati hanno l'obbligo di non riconoscere questa situazione, cioè anche l'eventuale occupazione
e conquista di territori, cioè dal diritto internazionale dice che non si devono riconoscere queste situazioni, e quindi è un altro aspetto molto importante. E ora, e allora, che cosa è accaduto però nella realtà? E che cosa è conforme alla carta e che cosa non è conforme, che cosa si poteva fare di più? Andrò velocissima in modo che poi possiamo fare magari un dibattito, perché credo sia abbastanza interessante. Allora, gli aspetti, le attività che sono state svolte e che derivano da tutti questi obblighi di cui abbiamo parlato. Io direi misure coercitive, e nelle misure coercitive ci metterei sia le misure che implicano l'uso della forza, sia le misure che non implicano l'uso della forza. Poi sono state adottate anche dall'ONU misure giurisdizionali, con il coinvolgimento della Corte Internazionale di Giustizia, per esempio, con il coinvolgimento della Corte Penale Internazionale, che non è un organo dell'ONU, ma che insomma lavora in concerto con l'ONU in certi momenti, e poi in più, ma sempre come misura giurisdizionale, possiamo sottolineare il lavoro svolto dalla CEDU, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E allora concentriamoci soprattutto sulle misure coercitive, che sono forse quelle più attuali. Misure coercitive armate. Allora, le misure coercitive armate stanno già avvenendo, perché l'Ucraina si è difesa in forza dell'articolo 51 su legittima difesa. E infatti l'azione dell'Ucraina è volta fino a questo momento a cosa? È volta a fermare l'attacco che subisce nel proprio territorio. Ora, la legittima difesa però, che noi conosciamo in diritto internazionale e che tutti conoscete, è sia individuale che collettiva. E allora, mi sembra che l'Ucraina, anche se non proprio direttamente, abbia più volte manifestato il desiderio di essere aiutato in questo conflitto. Ora, io direi molto avvedutamente, molto, e quindi sono d'accordo con questa scelta, gli stati hanno espresso spesso la volontà di non entrare in guerra, ossia di non attivare la legittima difesa collettiva, che per essere attivata ha bisogno semplicemente del consenso, della volontà non difforme dello Stato che viene attaccato. Quindi poteva essere attivata benissimo la legittima difesa collettiva. Aggiungo un altro aspetto sulla legittima difesa collettiva, un po' pericoloso, che è questo. La legittima difesa collettiva poteva essere attivata e può essere attivata anche con l'aiuto della NATO. Adesso però, ok, come però? Non in forza del Trattato Atlantico, non in forza dell'articolo 53 della Carta delle Nazioni Unite, che dice che il Consiglio di Sicurezza autorizza le organizzazioni regionali, perché questo non ce l'abbiamo, ma in forza della norma consuetudinaria sulla legittima difesa. Ora, anche qui, siamo molto contenti di questo, la NATO ha fatto sapere più volte, ha dichiarato più volte di non voler entrare nel conflitto, e quindi in pratica per noi giuristi di non entrare nel conflitto in legittima difesa, ma non è che la NATO non può farlo, e questo mi sembra invece che a volte sfugge. Poi l'altra possibilità di reazione armata era sicuramente quella del Consiglio di Sicurezza. Qui però il Consiglio di Sicurezza è bloccato dal veto della Federazione Russa, membro permanente. Ora, qui che cosa accade? Accade che la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma più in particolare del Consiglio di Sicurezza, è una riforma che è stata auspicata per moltissimo tempo. Sono 30 anni che si parla della riforma del Consiglio di Sicurezza. È chiaro che è anacronistico, non riflette più il bilanciamento dei poteri esistenti, eccetera. Ma la riforma del Consiglio di Sicurezza, a parte la volontà politica di cui necessita, ha pure una necessità procedurale, ha delle necessità procedurali che al momento non possono essere bypassate. E una tra queste è che ha bisogno del voto dei 5 membri permanenti, ecco perché è un po' difficile da attivare.
però il Consiglio di Sicurezza per il momento se la sta cavando, diciamo, aiutato dall'Assemblea Generale. Per quanto riguarda le misure coercitive non armate, qui mi viene in aiuto il professor Farese che spiegate benissimo, io le inserisco soltanto in un quadro giuridico molto veloce. E allora, queste qui come si inquadrano nel diritto internazionale? Queste sono contromisure. Sono contromisure che sono la conseguenza di una violazione di una norma internazionale. Abbiamo detto che gli stati sono lesi e quindi hanno subito la lesione, la violazione, quindi rispondono a quella violazione con mezzi leciti. Ecco perché abbiamo una serie di sanzioni di tipo economico, alcune di tipo politico anche. Poi accanto a queste abbiamo le misure giurisdizionali, che forse sono un po' di meno interesse, ma secondo me avranno prospettive future interessanti invece. Misure giurisdizionali. Ad esempio la Corte Internazionale di Giustizia, a marzo, se non sbaglio il 12 marzo, ha adottato un'ordinanza cautelare nella controversia tra Ucraina e Federazione Russa sull'applicazione e l'applicabilità della Convenzione contro il genocidio in Ucraina, e in questa ordinanza, a parte dire di avere giurisdizione in un modo un po' strano, ma a parte questo, l'aspetto interessante è che nelle misure provvisorie ha chiesto alla Russia la cessazione delle ostilità. Una cosa simile è stata fatta anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che invece ha chiesto in un'ordinanza sempre cautelare, quindi sempre prima del giudizio, il primo marzo, in una controversia tra Ucraina e Russia, ha chiesto alla Russia la sospensione delle attività militari contro i civili. E certo, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si applica della violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi violazione articolo 2, 3 e 8, e quindi ha adottato questa misura provvisoria che però chiede sempre la cessazione dell'ostilità. Ultima Corte chiamata in causa in questo momento, ed è la Corte anche che ha fatto scaturire una reazione russa che ho letto dai giornali del 30 giugno, abbastanza preoccupante, ed è l'eventuale intervento, se così vogliamo chiamarlo, della Corte Penale Internazionale. Ora, la Russia non è parte dello Statuto di Roma, che è l'atto istitutivo della Corte Penale Internazionale, né mai lo diventerà, ma 41 stati hanno chiesto di verificare l'esistenza di crimini nel conflitto ucraino-russo e quindi di individuare la responsabilità di individui organi per questi crimini internazionali. E allora, anche questo, diciamo, è difficile che avvenga proprio per una serie di problemi procedurali, anche apparatici. La Corte Penale Internazionale non funziona in absentia, cioè in contumacia, quindi il criminale che vuoi condannare lo devi avere davanti a te e deve esserti consegnato dallo Stato dove è collocato e dove c'è giurisdizione, e quindi è un po' difficile da ottenere. Ma questa ultima minaccia, insomma questo ultimo interesse della Corte Penale Internazionale, mi sembra abbia fatto scaturire una nuova reazione della Russia, e il vicepresidente del Consiglio di Stato russo Medvedev nel 30 giugno ha dichiarato che sia le sanzioni economiche che l'eventuale istituzione di tribunali internazionali, che comunque non riconosce competenti e di cui non riconosce la giurisdizione, potranno essere interpretati dalla Russia come atti ostili, e ha ricordato di avere l'arma atomica di nuovo. Quindi io concludo la mia relazione semplicemente dicendo questo. Mi sembra che le Nazioni Unite non siano così assenti, mi sembra che abbiano fatto tutto quello che potevano con tutti i mezzi giuridici e leciti possibili, e che siano degli attori presenti in questo conflitto. Certamente ci può essere una progressione, ma la progressione va considerato significa anche un'escalation del conflitto, che noi non ci auguriamo. Quindi meglio così che le Nazioni Unite forse non sono così attive
meglio spettatori attivi che attori coinvolti, direi. E quindi vi ringrazio per il dibattito che ne seguirà. Ringrazio io la professoressa Borgia per il suo intervento estremamente puntuale e documentato e anche per aver riequilibrato con grandi argomenti la mia prospettiva leggermente più negativa e quindi averla compensata in qualche modo con invece una prospettiva più positiva anche sul ruolo delle Nazioni Unite. Abbiamo noi evocato il dibattito, io credo però che purtroppo diciamo gli interventi ciascuno meriterebbe vari webinar a sé per proseguire nel dibattito, ma credo che l'ora e anche il formato a cui ormai ci stiamo un po' abituando, però ha dei limiti strutturali di tempo. Credo che dovremmo, diciamo, intanto portare a casa le cose che sono state dette, che sono state veramente interessanti, di grande livello, e a me fa piacere sottolineare che, diciamo, sono momenti di confronto come questi che ci confortano sul ruolo dell'Accademia e sulla sua capacità, desiderio e voglia di capire i fenomeni del mondo. Credo che lo abbiamo fatto da punti di vista molto diversi e in maniera assolutamente interessante, e sono, devo dire, dispiaciuto perché ogni parola che è stata detta avrebbe meritato vari seguiti. Quindi io mi limito qui ai ringraziamenti, partendo dal professor Vari, in qualità di relatore ma anche in qualità di organizzatore assieme al professor Merone e ai relatori, la professoressa Borgia, il professor Farese e il generale Rossi, che ci hanno aiutato a capire meglio. Mi corre un obbligo, che è anche un privilegio che rivendico, di ricordarvi appunto, io sono caporedattore del quotidiano Domani e anche il curatore del settimanale geopolitico Scenari, sempre legato al quotidiano Domani, dove vi ricordo nel numero che in questo momento è in edicola e comunque sempre disponibile in digitale, trovate un intervento del professor Farese proprio sui temi che ha trattato anche oggi, e presto anche un intervento del professor Vari proprio sui temi che ha trattato oggi, quindi vi rimando anche a quelli. E ringraziandovi per l'invito e per la competenza che tutti avete messo a disposizione e in questo momento è estremamente utile, lascio la parola all'avvocato Paolo Voltaggio, che è consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per le conclusioni. Vi ringrazio ancora e un buon pomeriggio a tutti. Grazie mille. Il dottor Ferrarese mi ha dato la parola per le conclusioni. Tracciare delle conclusioni sarebbe irriverente nei confronti dei relatori, però devo dire che questa ora e 40 con voi è stata, per me, che sono molto più generalista del dottor Ferrarese in quanto giornalista, quindi informato sugli argomenti, è stata per me, lo dico sinceramente, come un bignami nella quale ho potuto apprendere tutto quello che è bene sapere sull'argomento, e mi trovo, diversamente dai relatori che sono tutti molto più qualificati di me, un po' come anche gli studenti, come quel cittadino che è bersagliato quotidianamente da informazioni, trasmissioni, dichiarazioni, e però deve poi, partendo da chi ha una cultura diciamo di un certo livello fino a chi ha meno cultura, poi interpretare questi segnali. E allora il generale Rossi, con le sue 5 lastrine, in un attimo ci ha fatto capire a noi che giocavamo da ragazzi a quei giochi a cui giocava forse anche lui e nei quali ha imparato a fare il generale, quei giochi in cui si simulavano le guerre, sicuramente li ricorda poi le partite di risico, però in pochi minuti ci ha fatto capire la situazione dal punto di vista proprio concreto dello scenario di guerra. Il professor Farese ci ha aperto una prospettiva di carattere macroeconomico, giustamente parlando di passare da una guerra economica, cioè del pericolo di passare da una guerra economica a un'economia di guerra, e poi la necessità di inquadrare questo tempo in una prospettiva anche di carattere illuminato dal punto di vista politico, perché potrebbe anche lo scenario che viviamo poi
svilupparsi anche in qualcosa di peggiore, che possono essere anche dei conflitti di carattere sociale. Il professor Vari l'ho seguito facendogli le domande, ma lui mi rispondeva subito dopo, quando va bene la legittima difesa, ma qual è il limite della legittima difesa? E quindi anche lui ha inquadrato in modo ottimo dal punto di vista costituzionale la questione, anche ricordando l'intervento del governo, del legislatore, l'atto di indirizzo, e poi la professoressa Borgia sul profilo di carattere internazionale europeo. E quindi è stato per me un momento di grande arricchimento e di grande domande, e mi ha portato come conclusioni a dire come viviamo noi e come dovremmo vivere noi, appunto, che viviamo non come esperti veri e propri del settore in questo momento. Stiamo vivendo, purtroppo, lo vedo seguendo le trasmissioni televisive, lo stesso fenomeno che si è vissuto e si vive per il Covid, per la pandemia, una divisione tra pro e contro, pro Putin, contro Putin, e non abbiamo, noi i cittadini, parlo per tutti, non abbiamo i dati e gli elementi in base ai quali discernere. Quindi momenti come questi sono importantissimi, proprio ne sono grato all'Università Europea, e dovrebbero essere portati anche al pubblico. Una trasmissione di un'ora e mezza come questo incontro, al posto dei tanti talk show in cui sentiamo urlare da una parte e dall'altra, avrebbero sicuramente contribuito a dare a tutti una lettura migliore del quadro. E termino poi eventualmente per lasciare un piccolo spazio al dibattito, anche perché vi dovrò lasciare per l'impegno del Consiglio, con un piccolo spunto che è in linea con quello che è lo spirito dell'Università Europea, dell'anima che ha dietro l'Università Europea. E ho letto, a proposito di guerra, sono bellissimi scritti di alcuni salesiani, e parlavano proprio che uno di questi diceva, perché quando parlavate del conflitto ucraino, io lo trasponevo anche a livello sociologico e dei rapporti tra di noi, tra l'uomo. Cioè, noi viviamo quotidianamente, ogni giorno della nostra vita, un conflitto, una guerra. Può essere una guerra matrimoniale, una guerra di altro tipo, in famiglia. E abbiamo varie scelte di posizionarci, come si è parlato in questo dibattito, di essere neutrali, di nasconderci, di non partecipare, di fornire le armi dando suggerimenti ai due belligeranti. Come mi faceva, mi ricordava questo articolo che leggevo, che il conflitto pubblico, quindi la guerra, inizia nel quotidiano, e che dentro di noi, dentro ognuno di noi, c'è un piccolo, questo professor Cencini della Università Salesiana, un piccolo guerrafondaio che abita dentro. Leggo solo due righe. È chiaro allora che qualsiasi volontà o dichiarazione di pace rischia di essere inficiata da quel piccolo guerrafondaio che vive dentro, un po' uomo primitivo con la clava in mano, un po' adulto, che non si stanca di regredire alla fase infantile giocando alla guerra, nella misura limitata e discreta della propria vita e delle proprie relazioni. Tale adulto o bambino è così irresponsabile da non rendersi conto delle conseguenze dei suoi gesti. E conclude questo professore parlando che la pace ha due risvolti, uno interno e uno esterno. Uno, quello interno, è di cercare ognuno di noi la pace dentro di noi, cioè un'armonia che non è un'inerzia ma è una tensione, un andare avanti, e poi a cercare la pace fuori di sé. E concludendo, lo ha fatto già la professoressa Borgia ricordando Papa Francesco, ricordando l'importanza di essere noi, prima di tutto, costruttori di pace. Questo lo dico soprattutto, ritornando al tema dell'incontro di oggi, quando parliamo di questi temi,
cioè di parlarne in modo costruttivo, in modo dialogico, in modo da poter trovare insieme gli argomenti per leggere poi quella che è la storia che ci troviamo a dover vivere in questo periodo. Quindi vi ringrazio veramente dell'invito, ringrazio il professor Vari, l'Università Europea, l'amico Filippo e tutti voi per la presenza e per questa ora e 43 ormai che abbiamo passato insieme. Quindi ringrazio e saluto tutti gli studenti. Grazie avvocato, forse c'è anche un saluto conclusivo del professor Vari. Sì, io mi limito a ribadire più vivi ringraziamenti a lei, dottore, al generale Rossi, all'avvocato Voltaggio e agli amici Farese e Borgia da parte anche del nostro coordinatore, professor Merone. Ci siamo lasciati quattro mesi fa, quando abbiamo fatto il primo webinar sulla guerra in Ucraina, dicendo che avremmo ritrattato del tema nella speranza di non doverlo fare e di considerarlo in chiave storica. Alla luce di quello che abbiamo sentito oggi, mi pare che questa speranza purtroppo sia affievolita, però insomma appunto noi siamo tutti persone di speranza. Ho letto anche un suo bel articolo, dottore, su Daniel Hu, l'orazione come fatto politico, eccetera. Allora speriamo appunto che ne riparleremo tra qualche mese insieme su un fatto storico concluso e diversamente insomma continueremo a seguire l'argomento come università. Grazie ancora per averci onorato tutti della vostra presenza quest'oggi. Grazie.